Bella a tutti ragazzi, qui dal vostro Daniel Street. E allora, eccoci qua di nuovo sul nostro campionato Master, dove sappiamo che veramente 6 punti dal Penarol ed è molto, ma molto, ma molto difficile riuscire ad andare in Serie A, anche se c'è la sfida diretta Penarol-Torino. Vabbè, noi vediamo, ormai ce la godiamo. Certo, bisogna continuare. Magari a vincere. Sono un po' più rilassato rispetto alla scorsa partita. Ma vabbè, andiamo contro il Saint-Étienne. E l'Umsa. L'Umsa adesso è scarico. Quindi ci mettiamo Krevitz. Iniziamo così, poi vediamo se fare sempre tre attaccanti. Valeri Rossi. Mastella sospeso. De Colma. Antonellino è fuori. Zebinà è da. Farò un attimo rifiatare. Torone, Valeri Rossi, Della, Rasputin. Ci può anche stare. Anzine, De Colma. Quindi Krevitz, Orlando. Vediamo che cosa riusciranno a fare. Abbiamo sempre il Della qua, un po' più centrale perché voglio più un CM. Dall'altra parte Valeri può anche andare un po' più su. C'è la punizione. Le punizioni alla Don Kerlo per gli errori si pagano. Si pagano gli errori. Columbus, da dove è partito tutto. Valterone. Ok. Dall'altra parte c'è Roqueteao e Milla. Va bene. E allora al Vodacom Park, grande stadio giapponese. Giornata 11, ne mancano 4, 12 punti a disposizione. E per ora è iniziato male il campionato. Un saluto a tutti i telespettatori Pareggio, da una Mauro vittoria, un Sandriani. pareggio. Qui accanto a me c'è Mauro Sandriani che ci Certo, segue siamo più da Tokyo. consapevoli Ciao adesso Mauro. delle nostre qualità, dei nostri limiti. Grazie Mauro, qualche All'inizio. considerazione da fare sulla Guarda, giornata Saint-Étienne ha tre odierna? punti, Poi bene, parlerò quindi. con Italia. Intanto seguiamo il calcio d'inizio. Vengono Siamo riusciti a consapevoli recuperare dei sul nostri rigore limiti, dopo essere dei spinti anche in questo nostri ultimo punti scontro di di forza. stagione, se vogliono sperare di restare nei Bisogna primi imparare posti. anche a stare calmi. L'allenatore Don Kerlo l'ha capito. Perché magari ragionando un po' più serenamente si poteva anche portare a casa quella con il Torino. Però è andata così. Clarence Smith guarda il suo orologio e dà il via Questa partita promette con fuoco questo d'artificio, bel grande campo a spettacolo per righe. gli appassionati di calcio. Entrambe le squadre cercheranno di premere Anche questa sull'acceleratore sarà una bella sin partita. Noi dall'inizio. siamo i bianchi allora. Sotto nella lavagnetta. Valeri per Krevitz. Salta il pallone. Oh, come sperava in un Rimane del portiere. bellissimo pallonetto. Perché è giusto perché è in forma. Ci fa tripleta secondo me. Io provo a sfondare, ma non sfondi. Però devi anche avere tutti gli L'intervento del uomini. E terzino dai, questo qua è Sandriani. spalla contro spalla. Tutti gli uomini possibili. Certo che non aiuta avere un campo del genere. Ma porca vacca. Questo arbitro? Boh. Sì, non so se. Io sto vedendo male. Poi, mica. Maglia verde. Non mi aspettavo, però. Bloccato ottimamente. Un campo a righe così. De Magro. Colma si fa rivedere. Questa palla filtrante ha creato scompiglio. Ok, devi semplicemente appoggiare e Rasputin ci porta in vantaggio. Assist, un altro assist di Orlando. E siamo 1-0. 1-0, sicuramente vorranno mantenere questo vantaggio. De Colma. Pallone buttato. Può farcela a mantenere Rasputin questo ritmo. sbaglia. Ok,
Stavo guardando nel frattempo la mappa. Magro è ancora lanciato in corsa. Fa tutto da solo. Il problema è che la palla poi arriva a lui. Cioè, questo non è mai stato implementato su PS6. C'è la palla ed è il portiere lì, punto. De Colma, bravo. Qua è intervenuto bene il difensore, non l'ha fatto girare. Qui a vuoto, eh. Qui a vuoto, adesso lui cioè, fa la solita corsa lungo la fascia. Come se fosse scriptato proprio, che lui lì deve correre sulla fascia e mettere in mezzo. Fuori, va bene. Cerca di farlo andare. Krevitz veramente non lo sopporto. Non lo sopporto, pure dovrebbe essere più o meno forte quanto Lumsa. Che giocatore Lumsa. Tengono tanto palla. Tanto palla tengono, eh. Bertozzi la vede all'ultimo, la vede partire veramente che era già fuori che si è buttato. Hai ragione Marco, devono assolutamente crearsi altre occasioni per pareggiare. Ok. Calma. Possesso palla e c'è un errore. C'è un erroraccio. L'inserimento! Bello questo! Che ha aperto veramente in due i due centrali. No. Cioè non c'era Valterone, Cabildo era a destra. Il problema è che c'è sempre neve. Tutta su quadro con questo passaggio filtrante. Del Nevo prova a spingersi. Restituita al portiere. Oltre tutto e tutti. Valterone con un bel colpo di testa. Rasputin prova a uscirne. Difficile. È qua perché ce l'avevo già premuto. Facile preda del portiere. Stanno provando a avere il pallino del gioco, eh. Dico che ci si confonde, ma quasi. Avrà lo spazio. Pericolo. Bello questo. La difesa lo ha lasciato tirare, devono stare più attenti. Proprio con il suo corpo è riuscito a spostarlo il difensore. Vai a calciare, è andato piano piano vicino al palo. Orlando. Ma che succede? Che è da solo. Sbaglia tutto. Riuscirà a tenerla? Brava Valerie. Valerie, attenzione, cerca l'appoggio del Nevo. Tira da fuori. No, veramente, ma che campo? Ma che cazzo di campo? Cioè, Saint-Étienne veramente vuole confondere così gli avversari, dai. Allora, non c'è stato niente di che da vedere. Possiamo anche riprendere così. Non ho visto il risultato, non mi interessa. Della Penarol Torino. Le squadre hanno cambiato campo per il secondo tempo. Fai girare bene. Cercando aiuto. De Colma. In questo caso hanno fermato un attacco pericoloso. Ecco un altro. No, gli è rimasta lì. Derni.
Bravo Bertozzi, tranquillo. Portato il pallone in avanti. Ha perso il possesso palla. Occhio. Ma perché non vieni da me? Perché? Perché Orlando non mi viene incontro? Guarda, come faccio a dargliela a lui? Provo. Ancora una possibilità per mettere un pallone in mezzo. Cerca la porta. Spazza. Traiettoria arcuata al centro. Non ci arriva, non ci arriva, Krevitz. Un'ora di gioco. Krevitz. Messo giù Ma dovevi nettamente, sicuramente arrivarci, punizione. dai. Lasciato tutto lì per bene. Pericolosa. Occhio. Grande chance. Meno male. Valeri Rossi fuori. Entra Barbero. Krevitz fuori. Si Qua riaffaccia aveva la possibilità di Atanasi. segnare, ma ha tirato al lato. Sta pensando di inserire nuovi giocatori. Penso che la sostituzione mostri abbastanza chiaramente le intenzioni dell'allenatore, visto il vantaggio. Atanasi, ma cosa stai facendo? Sarà gol? Oh, che Non palle. riescono a superare questa solida difesa. Ancora in attacco qui. Opportunità per tirare in porta. Autogol! Autogol, bene. Forse era Sarebbe fallo un nella riconquista del pallone pallone di tornato a Rasputin. Questa cadere, ma nessuno può regalare un gol è come la questo. partita di Rasputin. Comunque. Non riescono a credere a quanta fortuna hanno avuto. 2-0, 2-0. Anche se siamo adesso sul 2-0, non possono certamente rilassarsi. Sembra che sia in arrivo un cambio. Spingilo via. Oh. Prova un compagno. Libera. Falla andare. La passata indietro al portiere. Prova dalla distanza. Il portiere tocca la Atanasi, palla e sceglie come chissà tirare. se riuscirà a fare un Prova gol in l'allungatore. questa metà stagione. Bravo Orlando. Gran lavoro per conquistare il pallone. Quasi 75 minuti sul Ma cronometro. guarda, oh. Sulla palla adesso. Ha portato il pallone in avanti. Fallo correre. Problemi sulla sinistra per la difesa. Sarà gol qui? Momenti di preoccupazione in panchina. Lui Il tira. giocatore sarebbe potuto Se lo lasci fare. fischiare. Dernier. Occhio. La difesa Occhio in sta andando a mezzo sfruttare questa qualcuno. impulsione sulla sinistra. Bene, sembrava proprio Sempre avanzato. dopo, mi sa Sembra che ha riuscire ad problemi essere di d'accordo. vista anche Bertozzi. Sempre dopo Punterò. si tuffa. Ok, Corre con il pallone lungo la fascia destra. Barbero, Barbero, Barbero. Il Barbero. terzino non deve mollare la presa qui. Qui è un gol in vista. Quanti? Si sono Che non conquistati sai neanche punti più se senza c'è la nemmeno palla averli o forzati dalla metà campo avversaria. no. Oh, Calcio di oh. lontano. Passaggio che filtra. Tenta di scavalcare il portiere. Ma guarda, oh. Stanno avanzando Ma come sulla fascia sono io? sinistra. Piatti. Facciamo un ultimo cambio, De Colma, va bene.
Anzi, no, facciamo. Voglio ridare fiducia ad Amzine. A chi? Di testa. Un altro tiro bloccato dal portiere. Si staranno chiedendo cosa mai si debba fare per battere il portiere oggi. Il problema è che deve andare più veloce la palla, è quello che manca anche. Riconquista il pallone. Il quarto uomo segnala un solo minuto di recupero. Non ce la fa più. Con un buon cross forse hanno l'ultima opportunità per ridurre lo svantaggio. Riusciranno a continuare a difendere così bene? Tiene, Amzine non entra. E 2-0. Finisce così. Partita dove siamo stati più solidi. Non abbiamo fatto gioco troppo. Nessuna sconfitta nelle ultime tre partite. Due vittorie e un pareggio. Bello, sì, due vittorie e un pareggio. Ci sta. Mauro, qualche commento da fare? È vero, comunque. Non abbiamo ancora perso. Speriamo di vedere ancora partite come questa da parte di entrambe le squadre. Cosa abbiamo fatto? È tutto per la partita di questa sera. Marco, ci siamo stati più che altro convinti di quello che Grazie Marco. È stata una di quello che siamo. E da ognuno di noi, arrivederci alla prossima. Setta Rasputin, sei in mezzo a Orlando Furioso. Ha messo il pallone in mezzo dalla sinistra e ha dato un contributo determinante proprio. Attenzione, Peñarol vince il Torino. Vince il Torino. Ormai il Torino è campione. Ma noi a questo punto abbiamo quella speranza. Orlando sale. Abbiamo quella speranza di andarci a giocare tutto nello scontro diretto. Perché ora siamo a 3 punti, differenza gol 11, che qui è quella che punta di più, la differenza gol, che conta anche più dello scontro diretto, anche se abbiamo vinto col Peñarol 3-0, ce ne frega niente. E siamo di nuovo a 3 punti. Classifica gol. Orlando e l'Umps ormai, soprattutto Orlando, fuori. Pulici sta facendo faville. In coppa però tiene botta Orlando con ben 5 gol. E questo comunque mi piace. Facciamo un bel gestione condizioni fisiche, anche se sono tutti direi stanchi, perché sono stanchi. Ok, facciamo così, vediamo. Perfetto. Va bene, allora ci ribecchiamo quindi alla prossima con il grande Torino. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e allora vi auguro una buona serata. Ciao!